Amici, amiche di Keno Bisboch, io Kenobit, lui Bisboch, un mame che è qui in rappresentanza delle sale giochi e dall'altro lato un Sega Mega Drive. E abbiamo sotto una serata comparativa tra tutto quello che erano gli originali arcade e le conversioni per console domestiche di Sega, quindi Master System, Mega Drive e Mega CD, perché no? Anche Mega CD. Quindi fammi fare questo e via, vai! Attenzione, Bozuele si trasforma in un ananasso! Complimenti, vai Andrea Babic, take it away! E vai con il Mega Drive. Vai, Mega la Sega. Sei mega figa, tu lo sai, quando giochi nuda a Sega Mega Drive. Sono leggermente raffreddato. Mega Drive. Non ce la faccio, è troppo alta. Se tu me la dai, io ti do Mega Drive. Se non me la dai, mi terrò il Mega Drive. Dammela, se non me la dai, mi accontenterò di una Sega, di un Mega Drive. Se tu me la dai, io ti do il Mega Drive. Do ut des. Se non me la dai, mi terrò il Mega Drive. Dammela, se non me la dai, mi accontenterò di una Sega e di un Mega Drive. Ed in fondo la storia dei nostri anni migliori, quando era impossibile pensare di avere Outrun in casa. Mentre lo potete vedere nell'angolo alla mia destra, Fabio Kenobit Bortolotti al cabinato di Outrun. Ma queste sono ere moderne, quando eravamo giovani, dovevamo accontentarci delle nostre mani. Il videogioco da sala era una chimera come la donna, quindi non potevamo avere né gli arcade né la monna. Ci accontentavamo delle conversioni, che erano l'equivalente di tirarsi dei segoni. Questa era la vita convertita, che se ti andava bene era su Mega Drive, ma se ti andava male era su Commodore 64, con le conversioni brutte fatte da US Gold di Outrun. Ma adesso che siamo cresciuti e la tecnologia è avanzata, possiamo avere allo stesso tempo l'amore sessuale solitario e quello comunitario. Possiamo insomma giocare ai cabinati, possiamo spendere soldi su eBay per comprare le schede, ma allo stesso tempo giocare real hardware alle conversioni, che poi non lo si fa mai, proprio perché c'è l'originale da sala giochi. E allora giochi con il mame e dici col cazzo che gioco ancora una volta Super Hang-On, sua amica per esempio. Ma la verità è che anche in età adulta è bello fare sesso con il partner, ma è bello anche dedicarsi all'amore manuale qualche volta. E non lo dico soltanto io. Per esempio esiste un bellissimo saggio di Mark Twain sul tema della masturbazione. E vorrei anche ricordare un'intervista pubblicata sul Venerdì di Repubblica del 1989, in cui Dustin Hoffman diceva che nessuno si conosce come lui. E allora anche se sono Dustin Hoffman, e se potrei avere tutte le donne del mondo perché faccio l'autistico dentro Rayman, preferisco in realtà farmi una sega.
che ci riporta ai giochi della Sega che giocheremo questa sera in doppia versione convertita e originale con questo super snazzy setup che abbiamo creato in cui stiamo mettendo a fianco la bellezza dell'originale e l'onestissima conversione casalinga che per noi era tutto quello che potevamo avere. Chissà se eravamo più felici quando non potevamo avere l'originale, chissà se eravamo più felici col massaggio manuale, chissà se in fondo è quello che non hai che vuoi avere e nella speranza ti fai delle seghe vere. Ma forse basta parlare di seghe dove Fabio Bortolotti. Cominciamo la serata coi giochi che di parlare di segoni ci siamo anche un po' rotti. Andrea Bisboch Babic, allora innanzitutto c'è questo fatto che il trascrittore dei sottotitoli, delle caption, ovviamente perde dei colpi e fa molto ridere perché il Real Hardware è il Riardo. Cos'è il Riardo? Riardo nel senso ribrucio, secondo me. Il? Ardere, voce del verbo ardere. Riardo nuovamente. Bruci di nuovo, riardi. Il Riardo. Il Riardo. E perché così? Perché tu ardi di nuovo ritornando al vero hardware della tua infanzia. Esattamente. Quindi e secondo questo me... è il vero hardware della nostra infanzia. Cioè sì, da un sì, lato sì. Outrun, a sinistra vedete arcade, console. Oggi abbiamo saccheggiato Puzzle Bubble, abbiamo deciso di che uno dei concept di Keno Bisboch è rubare asset grafici a Taito e quindi dopo avere rubato con eleganza tutte le iconcine dei nostri sub, tra l'altro abbiamo aggiunto nuove icone, a 9 mesi adesso sei un cetriolo, a sorpresa, cetriolino di Bubble Bubble. Ah ok, se no. Taito, se non stiamo rippando Taito. No, è tutto rippato Taito, cioè il concept è che gli alert sono i personaggi di Taito. Di Bubble Bobble. Sì. Le icone degli abbonati sono prima i bonus commestibili e poi i bonus non commestibili. Abbiamo aggiunto icone fino al quarto anno e mezzo. Fino al quarto anno e mezzo di gravidanza. Di gravidanza. Gianluca Folì si abbona. Tra l'altro con Gianluca Folì e te abbiamo in ballo il libro, a proposito di Taito, di Bubble Bobble, che finalmente si avvicina alle sue fasi. Sì, finali. Esatto, rippare Taito è un atto politico ovviamente, perché nessuno è incapace di rippare se stessa quanto Taito, che proprio non riesce in nessun modo a ricelebrare la propria grandeur. E noi mostriamo la via a Taito. Noi mostriamo la via e in fondo Bubble Bobble Lost Cave ha mostrato la via per Bubble Bobble for Friends, che purtroppo non ci sta dentro, però vabbè, questo è un altro discorso. Fa veramente vomitare, è complicato, lasciami digerire, poi su Outcast ne parlerò, però siamo qui con Sega, non con Taito. Allora, quindi... stasera abbiamo un setup particolare, abbiamo a sinistra, alla vostra sinistra, l'arcade, la versione arcade, mentre invece a destra abbiamo il Real Hardware, che in questo momento è il Mega Drive, ma potrebbe essere anche un Master System o anche un Mega CD. Spesso noi abbiamo snobbato le conversioni, sì, che in realtà sono una grande parte del retro gaming. L'ho spiegato prima, secondo me, nella canzone in maniera molto 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 chiara. Cioè, conversione era masturbazione di fronte invece al sogno erotico di un rapporto completo che era il gioco da sala giochi. Quindi ci sono dei pro e dei contro in entrambi. Per esempio, sudi molto di più in un rapporto completo, però in realtà all'epoca tu anelavi la possibilità di giocare a casa. Solo che adesso che c'è il MAME, adesso che ci sono le schede da sala giochi, noi non andiamo più a cavalcare Outrun o Super Hang-On su Amiga, su 64, su Mega Drive. Perché? Perché c'è l'originale, non ha senso. E invece un senso c'è. Questa sera lo ritroveremo insieme. Esatto. Allora, tra l'altro i punti di Twitch, adesso ci sono anche i punti canale, che sono le bolle di Bubble Bobble. Ah, giusto. È vero. E raga, vogliamo Athena. Non so se l'avete mai giocato Athena. Qual è Athena? E Athena non c'è su Mega Drive, ragazzi. Abbiamo bisogno, questa sera, non abbiamo capito, il format questa sera è, voi ce lo potete dire, ma dovete dirci un gioco che esiste da sala giochi e che è stato convertito per Sega Master System, Sega Mega Drive o Sega Quindi, Mega CD. Quindi Outrun, sì, Fantasy Zone, sì, Strider, sì, Ghosts and Ghosts. Io ho il camminato di Outrun, sì, lo possiedo.
Sì. Abbiamo tutti gli originali PCB, in realtà fa abbastanza ridere, ma praticamente sì. Comunque questo potrebbe essere un format nei mesi a venire, perché adesso stiamo facendo col Mega Drive, ma lo possiamo fare con Super Nintendo, lo possiamo fare col PC Engine, lo possiamo fare col NES. Tra l'altro un mio amico mi sta mandando un NES, quindi possederemo anche un NES. E allora abbiamo due opzioni diverse questa sera. Possiamo... Allora, così state vedendo entrambi i giochi, e se io do audio a Outrun, adesso voi sentite... Ha proprio master volume a 100? Beh, perché no? Okay. Tanto poi... Allora, in questo momento sentite la sgommina di Outrun e sentite solo quello, ma c'è anche l'audio di... Cioè, allora, perché la conversione era sia una differenza grafica, ma anche una differenza di suono. Quindi noi stasera potremo fare di tutto, potremo giocare a Outrun per Mega Drive con la musica arcade, giocare a Outrun Arcade con la musica del Mega Drive, vedere le differenze, vedere cosa non c'era, giocare contemporaneamente a due giochi. Facciamolo subito per far esplodere giochiamo i due emisferi del cervello. Con che audio? Cominciamo con l'audio di Outrun, quindi giochiamo insieme ma con l'audio di Outrun, grazie al cazzo, sono tutti e due Outrun, con l'audio di Outrun da sala giochi. Vedi, perché tu sei prevenuto e per te l'unico vero Outrun è quello da sala giochi. Adesso sì, hai ragione, è vero, non devo pensare così, devo pensare quando sbavavo anche sulla conversione. Quindi se io premo start, allora adesso voi non dovreste sentire l'audio. L'hai messo qua? Sì, è lì. Uh-huh. Aspetta, non hai il focus, vai. Ok. Anche io. Che figata. Allora io metto Step on Beat, che è quella che non c'è su Arcade. No, ma metti una dell'Arcade così confrontiamo il sound. Ok, tu mettiamo Magical Sun Shower. Sì, cominciamo con Magical Sun Shower. Vai. Sei pronto? 1, 2, 3. Via. Via. Dove cazzo è il tasto per partire? Qua. Non funziona. Non funziona. Aspetta. Subito. Ma come? Cristo. Eh beh, raga, doppio setup. Input this machine, un player start, un player. Partito. No, ok, non mi prende più questo tasto, va bene, quindi è keyboard one. Va bene, partiamo in salita, è tutto in salita, vai. È bello perché non vedo cosa stai facendo tu. Io non vedo cosa stai facendo tu e non trovo neanche la marcia, Chris, neanche la marcia bassa non ho. No, io questo qua ce l'avevo su Mega Drive. Ma la marcia, non mi hai messo niente, neanche non mi hai messo. Come la marcia sul tasto nero a destra. Dio buono. Ah! Benissimo. Aiuto! Come l'audio, confermateci che l'audio sia top. Ovviamente non abbiamo modo di vedere un cazzo. Ah, che libidine. Cioè stiamo facendo una gara simultanea, tra l'altro con pochissimo tempo entrambi, perché siamo riusciti a sincronizzare i secondi per sbaglio partendo con uno e con l'altro, bellissimo. Sono sincronizzati? Sì, ma per caso, completamente a caso, c'è uno scarto di mezzo secondo per caso, perché siamo partiti tutti e due in ritardo. Banana. No, questo è per Mega Drive, io la possedevo, non era mica male. No, vabbè. Ah! Cioè, lo tiene. Ed era sicuramente più facile di quell'arcade, secondo me. Il tempo della versione della sala giochi va più veloce del tempo della versione Mega Drive. I secondi non sono uguali. Tu vai a sinistra? Dove sei andato? Io vado a sinistra. Anch'io sono andato a sinistra, bravissimo. Andiamo sempre a sinistra, ok? Ma tanto non riusciamo a fare il secondo stage, perché siamo partiti con 10 secondi di ritardo, Fabio. Io non riesco neanche ad arrivare qua, tra l'altro. Io sto andando. No! Allora adesso, visto che tu sei morto... Sì? Facciamo questa cosa. Togliamo questo audio... Mettiamo questo e il pueblo sentirà me che gioco di qua. Ok, ma mettiti anche full screen a questo punto. Possiamo fare anche quello, possiamo fare... Guarda che roba, bam! Ah, vediamo. Perché è troppo alto così? Tutto manuale stasera, raga. Sì, è molto sperimentale. Com'è l'audio? È buono? Tolgo anche questo audio qua, tanto. Wow. Adam Wesley, ciao, che console è? Adesso stiamo giocando, stai vedendo la versione Mega Drive. Fino a poco fa vedevi sulla sinistra la versione arcade, da sala giochi emulata dal MAME, e sulla destra la versione Mega Drive. Per fare vedere cosa stava vedendo.
te lo vedi, uno dice both, uno dice mame, uno dice realarm. Ecco, dice vedi che sulla sinistra c'è il mio, ma che cazzo, il mio fallimentare game over, mentre sulla destra vedi il la console. Torniamo alla console. Che sboronata. Guarda che comunque ha troppo più fluido in sala giochi. Certo che era più fluido, minchia, quello là è scattello. Con tutto che ricordiamo che la versione sala giochi di Outrun va comunque a 30 fotogrammi al secondo, non a 60 come per esempio Hang-On. Perché? Perché aveva... Poi Hang-On! Super Hang-On. Vabbè, Super no, anche Hang-On per Mega Drive, no, Hang-On per Master System. Master, sì, adesso facciamo Hang-On per Master bene, System. Bene, 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 mi piace. Fabio un po' lontano dal mic, assolutamente. Urlerò! Ah! No, ah! Io no. Nel frattempo sta andando, ci sono al terzo. Questo è un livello del merda nella versione arcade. Non si capisce niente dove vai, dove sono i muri. Molto più brutta la versione Mega Drive. Alla fine, a livello audio, Luke dice una cosa verissima. Alla fine l'audio Mega Drive ha solo meno canali e dei sample di batteria meno belli. È così. Bravo Brumbilambi che dice solo la versione Cannonball, che è una versione speciale ricompilata per PC e vari sistemi, che abbiamo giocato in una serata che trovate su YouTube, andava effettivamente stata pompata a 60. Beh, non solo, anche la versione 3DS, la versione una modalità della versione Saturn e la versione Switch vanno a 60. Quindi in realtà su Outrun ci hanno lavorato per migliorarla, emulandolo in overclock. Fantastico. Siamo tutti e due non febbricitanti ormai, tu sei ancora febbricitante? No, io sono quasi a posto. Bene, io sono quasi a posto anche, quindi siamo golosini. Siamo convalescenti, convalesciamo con la sega. Attenzione, stiamo guardando che i sottotitoli automatici hanno riconosciuto la parola golosini, non è male. Golosini? Sì. Dai che arrivo. Sì, dai che arrivo primo, e arrivo. E allora? Sta ancora andando lui, sta ancora andando, era più facile per Mega Drive. Sento un dolce suono di abbonamento. Narmocelli giustamente si abbona, perché grazie Narmocelli. Come puoi di fronte alla bellezza. Ricordiamolo che siamo pronti, abbiamo in canna anche la comparison live che faremo dopo su Hang-On. Ma anche Space Area, anche Super Thunderblade. No, aspetta, no, Thunderblade no, che è un casino. Un confronto tra versioni di Virtua Racing, abbiamo Virtua Racing per Mega Drive. Possiamo farlo, è un po' menoso. Siccome sono tutti giochi che hanno dei controlli del cazzo, insomma, giochi da simulare con il joystick. Vabbè, ma ho fatto l'abitudine. Sì, ma ci gioco io però su quello stick del male. No, ma a tararli dico. Ah, ok. Cioè, possiedo questo know-how. Ciao, che cool, che ci segnala che il cavallino non fa il fake mirror su Mega Drive. È vero. Stiloso. Ma perché... Grande differenza su Mega Drive. Comunque penso il tachimetro di colori orribili su Mega Drive. È veramente. Vero. Perché? Cioè, distrugge tutto. Palette diversa. Ma cosa andava? Andava a 30, no, a 15 fotogrammi al secondo. Questi sono 15 fotogrammi al secondo. Molto, molto Amiga brutto. Bene. Abbiamo entrambe le cose. Cathode Ray Sunshine, raffinatissimo. Insiste su Phelios. Purtroppo Phelios ci rompe purtroppo il setup comparativo perché è verticale. Possiamo provare, ma non sarà semplice. Bene, allora andiamo avanti così. Siamo in 642, Andrea. E quindi secondo me 642 persone meritano che cosa? La comparativa di Space Area. Di Space Area. Dai, sto. Va bene. Allora. Tra l'altro la potresti fare doppia, potresti farla arcade e Master System. Certo. E arcade e Mega Drive. Anzi no, arcade e Master System, perché Mega Drive non hai Space Area. C'è Space Area 2. Allora, adesso metto il mettiamo di... Allora, a livello tecnico vi lascio immaginare. Attenzione, che ci sono razza di casino questa serata. Sono apparse, no, non ci potete credere, sono apparse le lettere sulla tastiera di Fabio Kenobi di Bortolotti. Ebbene sì, sei contento? Non solo, ma è la stessa marca della mia tastiera di casa. Sì, esatto. Ah, bellissimo, sono troppo contento. Per anni e avevo una tastiera muta senza le scritte sopra, non riuscivo mai a scrivere. Adesso è morta purtroppo la mia tastiera muta. E quindi allora adesso Space Harrier è il gioco più importante della mia vita, letteralmente. Esatto, perché... guardate che qua su Mame ce l'abbiamo già, che va, lo potete guardalo vedere lì. Ma adesso fai boff, attenzione. Ta-da-da. Seresetto, abbiamo contemporaneamente eccolo qua, guardate. E questa è una comparativa, cazzo. Allora adesso c'è l'audio del Master System. Ta-na-na-na-na-na. Allora adesso sto per tatuarmi qua. Non dirlo, una sorpresa. L'elefante ciclope di Space Harrier.
Allora, Space Harrier era... Guarda che meraviglia, ma è fichissima sta roba. È veramente figa, veramente figa. Artifox, non c'è Buck Rogers su... Non c'è su né su Master System né su Mega Drive, non possiamo fare la comparativa. C'è solo da sala e penso su SG-1000, su 64, sui sistemi casalinghi, ma non su Master System. Allora, li possiamo vedere? Secondo me possiamo. Sai fare cosa? Iniziamo audio game bassissimo del Master System. Bene, voi continuate a darci feedback sull'audio questa sera, perché... Oh, bravo Appius che dà la novità sull'accessibilità della live. Scusa, mi permetti? Ah, non ho focus. Volevo mettere in tutte le machine il tasto di start, se no ci canniamo tutti. Allora, input general. Mettilo su player one controls. Cos'è che ci serve? Mettilo sull'1. Quel tasto 1 del... Il tasto 1. In che senso il tasto 1? E non mi sta più beccando questo tasto per qualche motivo di satana. Non possiamo usare questo? No. Prova. Hey! Adesso l'ho preso. It's Master's Voice. Ebbene. Bene, quindi posso mettere dei crediti? Sì, sei pronto? Allora, giochiamo con che audio? Beh, con quella da sala, dai. Con quella da sala, va bene, quindi facciamo così, così. Ragazzi, abbiamo montato un'astronave stasera per... Ripetiamo, in questo momento stiamo facendo una comparata live tra Space Harrier da sala giochi a sinistra e Space Harrier per Sega Master System, in realtà su Mega Drive, ma di fatto Real Hardware Sega, con il vero controller, infatti, li stiamo giocando live contemporaneamente. Fabio gioca Master System, io gioco... Mamma mia, questo è il gioco per cui io faccio quello che sto facendo nella vita, nonché il gioco su cui giro tutte le sigarette che fumo. Pronti? 3, 2, 1... Aspetta che non mi sta andando, aspetta. Non ti va il controller? No, vai. Ah no, devo fare questo e start, bene. Vai, mute, via. Cazzo, ho messo il tasto di pausa sullo stesso tasto dello start. Cazzo, non può partire. Parte con l'uno comunque. Ci siamo? Stanno andando? Sì. Mamma mia, che differenza. Io me lo ricordavo uguale. No. La palette è spietata. Ricordiamo che adesso stiamo paragonando un gioco da sala che gira 16 bit violenti, Motorola 68000 Super A, con il Master System che invece con i suoi poveri 8 bit Z80 faceva quello che poteva. Tanto però sul Master System il cannone di Giovanni Harrier, il protagonista di Space Harrier, ha lo smile della acid techno. Cioè, guardate che roba. Ah sì! Ci segnalano che è molto meglio usare la trascrizione automatica con il caption che non ascoltarci, perché vengono fuori delle perle random leggendarie bellissime. Quindi... Ma questo non ne avevo dubbi, è una feature. Da un lato facciamo accessibilità, che è una roba che ci fa molto piacere proprio a livello di concept. È molto più veloce l'arcade, ma stai giocando se a 60 Hz anche là? Sì, è tutto. Stiamo streamando a 60 fps. Sento un suono di abbonamento. E braccio 99. Ma siamo in 708, Andrea, ma cosa sta succedendo? Stiamo d'altro canto facendo qualcosa che forse, non voglio cagare fuori, ma potrebbe essere che la prima volta al mondo che viene fatta su Twitch. C'è una comparata live di due sistemi giocati contemporaneamente. Allora, alla fine di questo livello mettiamo in pausa e passiamo alla musica per Master System. Va bene. Perché secondo me ha una bellezza totale. Ok, io ho finito. Anche io, vai. Fantastico. Adesso Master System. Vai. Lo sentite? Probabilmente lo sentite basso perché è spietato. È la mia versione preferita di questo pezzo. Quella per Master System? Sì. Beh, perché sono those memories, no? Ma perché proprio per... Cioè, il motivo per cui faccio chiptune, il motivo... Per cui esisto, il motivo per cui... Ricordati che Space Harrier, che mia mamma chiamava Space Warrior... Beh, anche se... La parola Harrier. Ma perché non voleva dire un cazzo la parola Harrier? Sai perché Harrier? Lo so, lo so. Doveva essere un aereo, come... Esatto, doveva essere un Harrier. Vaffanculo! Il che spiega molte cose sul sistema di controllo completamente demenziale, peraltro. Attenzione! C'è un raggato sul tubo! Ci sta raidando! Aiuto! Ma cosa succede? Aiuto! Grazie! Gatto sul tubo! Grazie! Stiamo giocando, attenzione, passiamo all'audio tuo perché io sono morto. Stiamo giocando su due robe contemporaneamente. Stiamo giocando su Mega Drive e Master System, no, su Arcade e Master System
contemporaneamente. Abbiamo un sacco di gente, complimenti, grazie. E guarda che fungo, Andrea. Guarda che fungo. Che fungo, che fungia. La versione arcade rimane l'esperienza migliore, beh, non c'è dubbio. No, beh, questo, cioè, non c'è praticamente caso, a parte qualche caso particolare, in cui la versione convertita era migliore. L'unico caso poteva essere quando la versione convertita aggiungeva elementi di gameplay. Per esempio, come gioco complessivamente, Argus no Senshi, come si chiama? Raigar sul NES, sul Famicom, era un gioco migliore rispetto a quello da sala, che però, vabbè, era comunque troppo più figo per croccantezza. Però... Grazie per i complimenti, gatto, siamo in 1455! No pressure! Stiamo giocando a Space Harrier! Allora, veramente, stiamo facendo un esperimento... sociale, guarda. Abbiamo a sinistra la versione originale della sala giochi. E questa sera raccontiamo una roba importante dell'epoca. Io sono morto, guarda, ti metto a te da solo. Dammi l'audio, mettimi da solo, bravo. Devo togliere quello male. Wow, questa sta pulsantiera. Sozza, guarda, la mostra, ho fatto questa pulsantiera. Non riesco a mostrarla. Attenzione, no, è il capo corto. Il capo corto, peccato che è una figata, cioè. Cazzo, è una figata, veramente. Aiuto! È il Let's Compare di Twitch, infatti, Brumbilambi, la fatica di solo l'idea di fare un Let's Compare montato su YouTube, facendo giocare prima, giocando prima uno, giocando prima l'altro, ci prende male. Quindi abbiamo deciso di farlo in maniera apparentemente più semplice, ma in realtà è estremamente complessa. Allora, io amo questa musica. La musica di adesso è bellissima. Aiuto! Zeta Nico, che se ne intende, ci cita come possibili giochi papabili per la comparazione Space Harrier, no scusami, Shadow Dancer, Forgotten Worlds, Operation Wolf. Ma vaffanculo! Operation Wolf è un po' difficile da settare. Abbiamo, io vorrei anche Super N'Gon, sai? Va bene, passiamo, cambiamo, facciamolo. Giz, no, fammi morire. Vabbè, muoio così. The Giz. E passiamo, allora, abbiamo detto a Super N'Gon, Andrea. Va bene, Super N'Gon per Mega Drive versus. Ma vedo male o il retro del cannone c'è uno smile? Esattamente così, esattamente così. Anche a me prende. Solo che sai un dettaglio buffo? Che lo vedi adesso con l'alta risoluzione. Ai tempi, anche Altered Beast, cioè. Però iniziamo con restiamo su questi N'Gon. No, N'Gon su Master System e Super N'Gon. Va bene, va bene, va bene. Mamma mia, ma possiamo andare avanti per anni con sta roba. non faremo più altro. Bisogna essere in due per farlo, perché da solo non riesci a. No, ci vogliono quattro mani. Grazie per i follow e grazie, gatto. Ti vediamo bene per il ride. Grazie mille. Ma qua Sega Master System. Bene. AZ. Allora, sperando. N'Gon, eccolo qua. Input general, vediamo un po'. Intanto io vediamo, metto. Nel frattempo abbiamo. C'è un intricato sistema di specchi. No, no, è una roba completamente psicopatica per riuscire a far andare. Ce l'abbiamo, ma... guarda, possiamo anche passare a dire. Questa è la versione per Sega Master System. Esattamente, adesso io. Guardate che roba. Joystick, mettiamolo qua allora. Metti. Questo non ti si è rotto, questo non va più, aspetta, fai così, mettilo sull'uno, va bene, basta sull'uno. Ciao. E questa via. Invece è la comparativa, bam, questo è N'Gon arcade, sì, questa è la versione arcade, questo è N'Gon normale e questi questa... sono tutti e due insieme, bellissimo, un sogno bagnato dell'infanzia, inconcepibile. Notate pensare... che il Master System aveva la risoluzione un po' sputtanata, un po' sputtarella, sì. Ma perché c'era un overscan matto, esatto, matto. Andrea, ma i puntini, guardalo, che si devono sfiggerare nella schermata in basso del Mega Drive, una cosa di cattura video, e si tratta di flickering vero? No, è un segnale che c'era in overscan del Mega Drive. Cioè non si vedeva. Non è la Mega SD, è proprio il Mega Drive. Il Mega Drive semplicemente era qualcosa fuori dal tuo specchio, del tubo catodico. C'è anche Hexa che dice: sono una caratteristica del Mega Drive. Hanno anche una meccanica dietro collegata in qualche modo alla RAM. Video RAM, wow. Va bene, sei pronto? Allora, che audio abbiamo? Abbiamo il MAME al momento, ci sta. Va bene, pronti? Stai già giocando? Io ci sono. Vai. Tu non c'è nessuno, io sono pieno di gente. Che roba, guarda che differenza spietata. Non si muove il tuo, il mio invece va. Però guarda che è fluido. Ma questi sono 60, Andrea. Tu dici, che chiaro, non muove un cazzo, però sono 60. Cristo, a me non mi vanno i controlli. Non ti vanno i controlli. No, è tipo l'auto in panne.
perché avrà chissà che cazzo di settaggio. Allora in... gioca qua e io ti metto quello, è l'acceleratore sulla C. Stiamo facendo dei numeri di retro gaming. Questo è retro gaming estremo. La patta chiusa perché davanti è 1500. Retro gaming estremo. Mi hai mentito. Ah no, è solo che ha la velocità della lumaca. Ok, io resetto. Resettiamo tutto, resettiamo tutto, resettiamo tutto. Così abbiamo entrambe le cose e ci siamo. Bene. Cos'hai fatto? Come hai fatto? Retro gaming acrobatico. E l'ho impostato come andava impostato. Bene, pronto? Pronto, vai, starta! Su tarto! Esc! Dove me l'hai messo? Ci stanno tracciando, vai. Ci stanno tracciando, Andrea. Siamo 938 persone, ci stanno tracciando. Ma che cazzo mi è sono esploso? Ma sei esploso in mezzo alla pista, come hai fatto? Impossibile esplodere in mezzo. Vabbè, hai no. Cioè, quando tu tocchi un automobilista, un motociclista, cosa succede? Vieni esploso? Io esplodo. Ah no, io invece vengo disarcionato, Io proprio esplodo come se fossi fatto di micette. Sei fatto di micette, era una delle caratteristiche della versione Master System, era che eri fatto di micette, così. Wonder Boy Monster Land, Wonder Boy! No, vabbè. Wonder Boy! Con calma, ragazzi, mi sto cominciando un po'. Vediamo, io sento rumore di follow! E Gigi Phoenix! Di amore per Sega. Gigi Phoenix, non si vede spesso questa cosa, ce la stiamo venendo un casino, ma perché la verità è che noi stessi, come spettatori in questo momento di noi stessi insieme a voi, cioè siamo presi bene di aver fatto sta roba della comparativa live. Anche perché il PC che avevo prima, io ho recentemente cambiato PC e il mio PC di prima non ce l'avrebbe mai fatta, però ho finito il tempo. Ah, io invece io stavo sono morto, guarda quanto cazzo è bello per su arcade. Vabbè, ma che roba è? Ma subito così. Notate questi colpetti che do perché stiamo simulando col joystick per comodità, ma anche per scomodità, quello che è il cribbio. Il cribbio. Quel delfino lì è bellissimo. Io nel frattempo... Ce la facciamo una t-shirt col delfino che c'è sui cartelloni a bordo pista di Hang On? Cioè, secondo me va fatta. Ma forse qualcuno l'ha fatta perché è troppo bello. Cioè, come vuoi che qualcuno nel mondo non abbia preso il delfino nei cartelloni a bordo quello lì? Poi che non si vede perché il passaggio ci sia. Questo qua, guardate. Lui. Cioè, non esiste una maglietta... Io la voglio adesso la maglietta con quel delfino. Ma è bellissimo. È tutto giusto. Io adesso, mentre tu giochi all'Hang On... Prepari il Super Hang On. Io preparo il Super... Il Super Hang On per Mega Drive. È bello. Grazie che per il follow. Venivano chiamati le guide questi giochi, perché per i noleggiatori erano i giochi di guida. So c'è arrivata una nuova guida al Galaxy di Bologna, mi è arrivato... Super Hang On con tutta la moto, una figata, guarda. C'è una bazza anzi, una figata. Dai, dove vai? Dove vai? Sì. Arcade mode. Bene, io esco subito. Tu esci? Esche. Allora esco, mettimi, gioco console. Guardatelo, lui sta giocando serenamente a... Possiamo che anche l'audio. L'ho messo, pim pum, così proprio. Intanto vado con Super Hang On, Unprotected, va bene. Beh, l'audio che è bello. Musicone. Adesso teniamo un po' il tuo audio, che ne dici? Ci sto. Tu sei già partito? Sono già partito. Ma che... Ti aspetto? Sì, dai. Resetto, via. Va bene. Questo è il bello del real hardware, amici. È il bello del real hardware. Cosa andiamo, in Africa? Andiamo in Africa, sì, sono un casino. Va bene, sei pronto? Guarda, è uguale. Figata, eh. Cioè, quanto... Mai questa roba. È una Ti voglio roba. Bene, Andrea. Grazie. Allora, scegliamo... Io scelgo... Outride the Crisis. Ovviamente anche qua bisognerebbe mettere a posto i comandi. Cioè non ce li hai? No. Aspetta. No, forse sì, dai, vediamo, magari sì. Cos'hai scelto Outride the Crisis? Sì, ma non hai i comandi. Vediamo. Aspetta che metti in pausa. No, non ce li hai. Non ce li hai, fidati. Va bene, mi fido. Te li metto. Live. Pausa da una parte. Live, mi sta esplodendo allora, il cervello. Mi sta esplodendo. Fammi left. Scusa. A posto, ce li hai. Vabbè. Ce li avevi, scusa. Mancava solo uno. Va bene. Via. Vai. Abbiamo l'audio in questo momento del Mega Drive. Non vogliamo darvi due audio contemporaneamente perché ci sembra un po' una stronzata, come dire. Tu ce l'hai il turbo? Io il turbo. Non riesco ad accedere a mettere marcia. Il turbo. Non c'è la marcia. Come no? No. Che marcia? Stavo schiacciando il tasto sbagliato. Puoi mettere il turbo. Reset. Però. No, come resetti? Reset, di nuovo. F3. No, aspetta. Cioè, zucca. F3, non valeva. Wow, hai visto? Anche l'effetto che arriva anche su Mega Drive. Posso dire quasi meglio su Mega Drive. Vai, cambiamo. Vai. No.
cambiamo audio, mettiamo quello del Mame, perché vai. Sì, vai, tac, 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 via. Noi infatti stiamo sentendo contemporaneamente. Io stavo accelerando col tasto sbagliato, quindi vabbè. Ah, guarda che roba, ma è fichissimo. È fico, è fico. Sono troppo felice che mi ha fatto sta roba. Sì, ma perché adesso è la fine, cioè possiamo fare delle cose senza... Io questo ce l'avevo su Mega Drive e non capivo perché io mi interessavo all'inglese già ai tempi e andavo a vedere il dizionario. Hang on vuol dire aspetta, e quindi super hang on era super aspetta, tipo ehi c'ho fretta, no fratello, super, super aspetta. Aspetta, io posso super aspettare, tipo super amici, però va di più. Allora io ho il turbo comodo. Io invece ho il Turbo Commodore che fa cagare. Tra l'altro la versione per la versione di Super Hang-On per Mega Drive aveva una modalità carriera fichissima. Se trovo dove è mappato il turbo. Ecco, trovato. 324 km all'ora! Vai Mona! Io ho trovato 324 anch'io, la velocità è uguale! Bravi, bravi, una cosa che non ho mai sopportato, che su Commodore 64 la velocità di Outrun fosse diversa dal gioco da sala di un paio di tacchette. Ma se lo usi bene il turbo, guarda che fa, Quanto mi sono divertito con Super Hang-On su 3DS. Beh, ma perché 60 fotogrammi al Cristo! 60 fotogrammi al Cristo è una velocità audace da scegliere. Sì, ma poi perché... A quanto lo facciamo andare? No, sono morto! Sei morto, invece allora... Tu hai ancora 28 secondi! Vai, 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 dammi il focus! No, vai, vai, ti do il focus, ti do anche l'audio e ti do il focus. E si continua così. Grazie Fabio Longone, siamo fin troppo soddisfatti in questo momento del sistema di paragone comparato. E adesso direi, Fabio, se ci stai, di passare a richiedere ai nostri amici un gioco comparato non Sega, quindi una conversione di un gioco che non sia Sega, per però Mega Drive possibilmente. Ok, a me viene in mente Strider. A me viene in mente Ghost and Ghost. Bello! Cioè... Lì comincia a essere una... Eh beh sì, c'è per Mega Drive ed è programmato da Yuji Naka. È il gioco che ha fatto prima di fare Sonic, se non mi sbaglio, come programmatore. Ghost and Ghost, certo. Luke McQueen dice Chernobyl. Atomic Runner. Non solo, anche Francesco Bici. Anche Francesco Bici. Atomic Runner, va bene, lo facciamo. No, va bene, va bene, va bene. È molto interessante perché la versione Mega Drive è un caso conclamato di versione superiore, anche se io preferisco quella. Bello, è vero, è una roba interessante. Va bene, allora possiamo andare direttamente con Chernobyl, Andrea. Ma che figata è, mi sto troppo divertendo a fare questa sì, roba. Sì, qua. Sì, mi si sta ingrossando il Chernobyl. Chissà cosa dirà il cielo. Il caption ha detto mi si sta ingrossando Chernobyl, il cielo. Mio marito. Ciao. Attenzione, Jurkmeister ha donato. Grazie. Un minuscolo contributo per ringraziarvi. Grazie. Nessun contributo è minuscolo, come insegniamo noi. Bene. Allora, ascoltiamo l'audio della versione console. Vai. Che figata è sto setup. Allora, però non c'è ancora l'audio della versione console, ma va adesso bene. Arriverà. Nuclear Man. Allora, Mega Drive. A Dovelonsky non è male, eh? Solomonsky, anche Raigar non è male, però diciamo che... Si chiama? Cioè, Atomic Runner forse? No, Chernobyl. Atomic Runner. Ah, vedi, hai ragione tu. Ci sei? Ci sono! Resetto anche il mio. Vai! Io c'ho questa scritta, tu cosa c'hai? Tu c'hai io c'ho la Data East! Va bene, vediamo se riusciamo a beccare insieme il logo. Vediamo il tuo logo, sei più zarro del mio. Il mio è zarrissimo. Ho paura che il tuo logo sia più zarro del mio, aspetta che lo faccio apparire, vediamo un po'. Zac! Figo è il mio logo, no dai, ho vinto io di vinto brutto. Hai vinto tu. Ma che meraviglia, allora... ne giochiamo uno per volta adesso. Che culo, in che senso c'è una versione supernova su Mame? Non ho, ce l'ho sull'hard disk il Mame, Fabio, te lo do dopo. Il Mame allora, nuovo non ce l'ho. Adesso invece fare prima uno poi l'altro. Beh no, prima guardiamo la comparata per vedere il layout dei livelli uguale ma con la grafica diversa. Va bene, le possibilità sono infinite. Sei pronto? Dimmi quando sei pronto. Start. Vai. Intanto la storia è diversa. La mia è molto più dinamica perché sono in sala giochi. Stiamo sentendo l'audio del Mega Drive. Sì, forse dobbiamo abbassare un filo perché secondo me è alto. Io pauso il mio. Vai.
aspettiamo la tua lunghissima storia, cioè della storia. Ma perché tu sei console, quindi ti prendi il tuo tempo. Ma un giorno la Sega potrebbe far uscire una sua nuova console, Safer 95, mi piacerebbe tanto, non credo. Benissimo. Guarda che roba, c'è una storia. Sì, ma che figura aveva? Bellissimo, insomma, un gioco della Toaplan, bellissimo. Che cura, ce l'ho di là sull'hard disk, ma non lo mettiamo adesso. C'è quello con super, l'ho scaricato per Super Dead Hit, ovviamente. E che è una roba, Cell of My Son, disse il vecchio con voce flebile e con il suo ultimo respiro. Il padre di Chernov spiegò tutta la tragica storia. Ma allora dillo, te metto in grande. Questa esplosione è il lavoro dei Mortarians, i Deftarians. I Mortarians. Cazzo sono i Mortarians? Conosco la loro esistenza, i loro piani da molti anni. Ecco perché ti ho spinto così tanto nel nostro lavoro. Vabbè, nella nostra ricerca. Sì, è praticamente Kiashan. È Kiashan. È la storia di Kiashan. Va bene. Niente, la mia introduzione è durata 3 secondi. Ma qui si vede che avevano fatto un lavoro grosso sulla console. Su pensare a un gioco che deve avere una longevità diversa. Quindi anche un'introduzione. Attenzione, grazie! Attenzione, Gianni, ma qui si fa la storia di Twitch! Grazie! Nel frattempo si fa la storia di Cello. Basta! Basta! Go a Tommy Cranner, tua madre! Guarda che bello questo sprite! Sì. In mezzo, veramente, guarda che ombre meravigliose! Mamma mia, che bello! Vai! No! No! Basta! Oh, figa! Ma basta! Guarda che bello! Vai. Get ready! Non ho premuto, non sono uscito la pausa. Io sono morto, tranquillo. No, come sei morto? Perché non ho il focus. Sono uscito dalla pausa, sono un po' in ritardo. Praticamente stiamo ascoltando l'audio della console, che è più bello. E praticamente se tu metti in pausa per qualche secondo arriviamo in pareggio, eh. Sei morto, quindi il pareggio è di nuovo. Ma è perché è difficile girarsi su Mega Drive. Sì. Sai cos'è bello del tuo PC? Che praticamente in realtà ne riesco a giocare addirittura nella finestra di Twitch, che è una cosa che normalmente. Sì, io sto morendo, ma sono game over. No, adesso arrivi al ponte, non ci sto. Io ricomincerò a giocare solo quando sarai arrivato al ponte. Ma è difficilissimo. Bene, concentra. No, devi sparare davanti. No. Ma è. Prova. Scusa, vincimi la vita, Scusate, lo guardo. Così fa. Senti che drum. La musica è fighissima. Ok, ci siamo. Benissimo. Ok. Sei pronto? Torniamo a entrambe. Ok, siamo arrivati in sync per mostrarvi. Pronto? 3, via. 2, 1, via. Tanto sono in tonalità diversa la versione Mega Drive e la versione da sala giochi. Sono cose di cui non mi sono mai accorto nella vita, perché. Come per fai forza. A accorgertene? Non morire, perché sennò mi rovini il sync. No! Ma è difficilissima questa. Ma non è difficilissima, anche la versione da sala giochi è difficile allora. Sono giochi difficili. E la Data East è fallita per quello. Guarda, prendo come un pia. Adoro la tua animazione quando muori completamente. Ma la grafica del Mega Drive è molto più bella, secondo me. Sì, beh, è proprio tipo un revamp totale. È uscito anche un botto di tempo dopo, tra l'altro. Questa è la tua salita. Ti guardo un attimo. Aspettiamo di vedere se riesci ad arrivare alla fine della salita. Bravo. Bello, fluido. Guarda che bellissimo. Sì. Vado avanti. Che sparallasse! Tu non hai ancora una stornave gigante? No. No, non ancora. A forma di strano uccello strano. A forma di strano uccello. No, sto facendo dei numeri. Ah! Sono vivo. Che è successo? Sono vivo. Ok, c'è un uccellone. Ah, gigante. Beh, la tua è molto più figa della mia. La mia l'ho vista, era una ciofecona schifosa. Ti aspetto. Una volta che ti abitui a come gira, diventa più facile. Mamma mia, 50.000 livelli di parallasse, tra l'altro usati bene. Ma guarda che è bellissimo. Veramente bello, vado avanti, non so dove siamo ma ci credo. Beh, il tuo Cellnov è più bello del mio, questa cosa un po' mi infastidisce. Ricordiamo in questo caso, situazione anomala perché a destra state vedendo la versione più evoluta. Ah sì, me lo ricordo.
la versione più evoluta per Mega Drive dello stesso gioco, con praticamente lo stesso layout di level design, ma cazzo, musica super pompata, anzi non ci credete, vi faccio sentire la musica della versione MAME adesso. Ho switchato probabilmente con un salto di audio di terribile, state sentendo di colpo l'audio della versione arcade. Che bello questo gioco di giocare al gioco del gioco. Io mi sto divertendo come un cretino. È fantastico, è una roba senza siamo senso. Siamo in 821, Andrea. Questo è i numeri di Keno Bisboch. È comprensibile. E apprezzo queste persone perché anche solo per capire... Ma cosa mi è caduto in testa? Sei andato giù? Sono andato giù e mi è caduto in testa. E vabbè, vabbè. Adesso non andrò più giù. Vabbè, ma non puoi stare tanto. Ma sto parallasse è veramente... Anche il mio è molto bello come parallasse. Cioè, insomma, adesso. È una roba. Ma cosa? Ma cosa? Mi infastidisce Bortolotti. Sì, molto. Voglio vedere quando ci troveremo a giocare tipo a Ghosts and Ghosts, in cui ti infastidirai a bestia, sono morto con un coglione. Anche io. Vabbè, va bene, basta. Quanti anni di distanza hanno le due versioni? Parecchios, parecchios. Potrebbe essere un 92 versus 87, un 91 versus 88. 88. Nel frattempo, buonasera a tutti. Se vi siete appena connessi, io sono Kenobi, lui è Bisbo. Siamo 888. 888. Questa sera abbiamo anche novità. Basta. Per non udenti o per gente che non vuole fare casino. Le closed caption, che se le attivate, tra l'altro, fanno anche ridere perché ovviamente prendono delle parole bizzarre. Allora, abbiamo giocato a Atomic Runner. A cosa giochiamo adesso, Andrea? Allora, direi... Hanno lanciato prima un Ghosts and Ghosts. Darius 2, dico, ma che c'è... Ma è Darius 2, furbetto che sei. Sei un furbetto, eh? Allora, vediamo un po'. Potremmo giocare a... Wonderboy no, è troppo, no? Wonderboy forse è esagerato. Wonderboy è bellissimo invece, scusami. Va bene, facciamo. Chicky Boy e Wonderboy per Master System. Wonderboy per Master System. E Wonderboy per Wonderboy arcade. Per arcade. Guarda, posso, guarda, faccio una mossa. Attenzione, lo sborone. Aspetta, non ti muovere, faccio una mossa sborona, ma Tokitori, ha detto qualcuno. Veramente Tokitori? Tokitori quello del pulcino giallo, ma non c'era. Ah, le CC hanno chiamato Babic bionda atomica. Beh, non è male. Sexy. Altered Beast è inevitabile. Erasmone, il cui nome al contrario è Enomsera. Non vedi niente, Giorgetti. Vedrai. Forse non sarà domani, ma vedrai che cambierà. Cosa facciamo adesso? Adesso lui sta. Cosa stai facendo? Cosa fai? Qua dentro c'è. Grazie Gianni che dona, ma lì dietro c'è Wonderboy, quindi Wonderboy in real hardware vero arcade. Esatto, quindi c'è Wonderboy che gira dietro, ma in più adesso facciamo girare anche Wonderboy, lo facciamo girare nel MAME. E lo facciamo girare nel Master System. Questo nel MAME, eccolo qua, lo vedete. E adesso lo facciamo girare anche sul Master System, così facciamo una comparata. Allora, Padre Puglio, che se ne intende in quanto Padre Puglio, dice: questa luce sparata sembra la Madonna di Fatima, Babic. È vero. C'è? Ce l'hai? Super Wonderboy su Master System. Sì, è uno dei nomi da Super Wonderboy, sì. Benissimo. Avete visto l'intro? Poi... Sì, vi faccio rivedere la intro, sì, guarda. Vediamo. Vediamola. Sega Mark III, questo è il Master System giapponese. Eccola. Wonderboy e Super Wonderboy, che è una, ci sono delle leggerissime modifiche. Leggerissima modifica al coin op, ma sostanzialmente siamo là, ma vediamo. In questo momento abbiamo il suono del MAME, ti va bene? Va benissimo. Ok, pronto? Cristo, aspettami, beh, tanto il gioco da sale è sicuramente più veloce. Guardate la comparativa definitiva, la comparativa... Ma che cazzo, fai un... No, vabbè, no, ma... Muori, non avevo capito male i tasti. Vai, subito. Intanto sentiamo anche l'audio, noi qua stiamo impazzendo, ci sono tre Wonderboy nella stessa stanza. Questa è la versione e vulgar display of power del retro gaming. Allora, preciso che col MAME che ho sull'hard disk, togliamo questo problema del tiering. Madonna mia, il tiering di Wonderboy, non so quanto lo vedete, ma il gioco da sala giochi in realtà non tira, nel senso di teara. Come sta tearando nello vostro schermo in questo momento? Tanto è bello lo skate. Abbiamo preso lo skate quasi insieme. Vabbè, minchia, che conversione era, ragazzi. Tra l'altro aveva delle cose in più, perché quando prendevi il cuore magico, o il cuore matto, come probabilmente l'avresti chiamato tu, andavi nel livello bonus. Ho perso lo skate adesso, ma ti parlo. Ma non hai neanche preso il cuore matto.
che è subito prima dello skate, mi sembra, non mi ricordo. A cosa è dovuto il tiering? Il blu del cielo del Master System. Allora, il tiering in Wonder Boy emulato è dovuto a un problema di desync del segnale orizzontale emulato. Per risolverlo ci sono vari sistemi nel MAME, in particolare noi usiamo Arcade 64 che ha mancato anche la mappa, che ha il sync to monitor refresh, che in questo momento non è attivo perché tende a dare un filino di latenza. Qui si può avviare. Io ho finito. Hai finito il primo stage? Wow. Pur morendo. Ma veramente? Sì. Wow. Cerco di seguire anche. Intanto dicono che sono assolutamente. Connessione ottima, veramente. Connessione ottima. In un certo senso è meglio perché ha più livelli con robe buffe. Aspettami, però. Scusa. Perché ti aspetti? Non c'è neanche la pausa, è Master System. No, ma com'è la pausa? È vero, non hai la pausa. La pausa ce l'ho sulla console, ma non ci arrivo. Adesso ti becco. Ma che cazzo, continua a perdere lo skate. Io odio la vita. Io prendo anche le lettere perché io so giocare. Questo pezzo senza skate. Ma adesso facciamo il contrario. No. Adesso facciamo un giro al contrario. Tu complaini, adesso ci invertiamo. Sei pronto? Dimmi quando. No, da capo. No, che da capo, da qua, dai. Quando vuoi, facciamo cambio. Vai. Mi stai lasciando a metà salto, così. Vai tranquillo, non può succedere niente. Sei morto. Sono morto, certo che sono morto. Ricordati di urlare da lì. Ho trovato una lettera. Le lettere sono in posti diversi, Fabio. Una bellissima idea per aumentare la longevità, anche se avrei sempre preferito avere la versione uguale a scelta. Cioè, se a me piace, per esempio, ecco, Merx è un gioco interessante da comparare perché aveva uno story mode alternativo su Mega Drive. Una bella conversione reprogrammed by Sega. I polipi del Master System erano un po' anali, cioè nel senso un po' polipi anali. Polipi anali? Lo sprite. No! Lo sprite è identico. Sprite è bellissimo, è veramente uguale, uguale uno a uno. Che signora conversione! Vogliamo tutti bene anche la conversione del Commodoro. Ma aspetta che ti metto il microfono più al centro, giustamente. Con tutto l'urlo dell'urlo? Così. Ma perché sono raffreddato per quello. Mi senti? Sì, dai, così sarà meglio. Switch all'audio del Master System. Mettiamo l'audio del Master System, ci sto, via. Perché no? Possiamo farlo, è come essere dei DJ stronzi, è bellissimo. Come essere dei DJ stronzi, è tutto vero. Cioè, è come avere due plance, ma mixare... Il cribbio. Posso dire che la doll è più bella su Master System? Ma c'è della roba sul Master System. Guarda, siamo anche arrivati incredibilmente insieme. Cioè, roba senza senso. Ciao Miniatures Dan! Benvenuti, fatemi uno shoutino a Miniatures Dan. Che anche lui, lui sai che pitta le miniature benissimo. L'abbiamo conosciuto al Pitta. Voce del verbo pittare, sì, perdonami se ti ho... Avevo capito svenuto. Che non era il Ghiro Spitta, grazie. No! Sì. Ma io sai cosa? Il mio problema è in Wonder Boy. È lo skateboard, dillo, non sai usare lo skateboard. No, senza skateboard sono perduto. Ma questo deriva dai tuoi retaggi. Io ho perso lo skateboard, ma non sono perduto. Allora, per chi si fosse appena connesso, mi dicesse cosa sta succedendo. Stiamo giocando contemporaneamente alla versione arcade dei giochi, ma anche alle conversioni su console Sega. Dio. Di chi, di cosa? Di Dio? Chi di Carus. Per vedere che differenza c'era. Cioè, per vedere come erano convertite. In alcuni casi ovviamente il confronto è impietoso, in altri è sorprendente. Esatto. Quindi alla vostra sinistra vedete la versione arcade sulla giochi, che vedete anche alle nostre spalle, nel mio cabinato. Mentre invece a destra vedete la versione Master System, che è dignitosissima. Fuochierello blu. Sei andato avantissimo, adesso ti becco. Non mi becchi più. No, devo partire dall'inizio dello stage, non ce la farò mai. Che cazzo, ma è diversissimo sul cabinato. Ce la farò.
Vediamo se c'è la carta di credito, piuttosto. Parliamo di cose serie. Sei già la carta di credito? Ah no. No, la carta di credito è quella che appare. In realtà è una tessera telefonica che appare quando colpisci tua zia con un mattarello. Io adesso prenderò la E, prenderò la lettera. Piano vado. Vieni su. Lettera. Io non, no, no, ho preso la morte, sono un coglione. Va bene, questo vuol dire che riesco a beccarti. Muoio male. Vale Mega Turrican verso Turrican 3 Amiga? No, perché non abbiamo l'Amiga attaccato. Siamo Mega Drive, Master System. Cioè, va bene tutto, ma... Cioè, è la prima volta, anche abbiate pazienza, insomma... Arriveremo ad avere tutto collegato contemporaneamente, 16 schermi con 16 persone che giocano contemporaneamente. Ma ci vuole ancora qualche giorno. Secolo. Giorno, secolo. Mi piace Great Minds Think Like. Oh, il mio skate. Mamma mia, sto cominciando a vomitellare. Anche lui è qua con lo scroll ogni tanto. Ma lo scroll di Wonder Boy era bello veloce. Prima di Pitfall era... Sì, prima di Pitfall, buonanotte. Prima di... Mia zia! Allora, torniamo un po' all'audio arcade, vai. Adesso c'è l'audio arcade. Rolling Thunder c'è, caro Don West. No. Sfida di speedrun a Super Mario. Ci batti di sicuro o no? Perché faccio questo? Mi distraggo. Soprattutto su Mega Drive ci batti di sicuro, visto che non c'è, ma... Cioè, a parte quel bruttissimo rip-off... No, comunque Miniatures Den, una sera dobbiamo organizzare una serata, se ti va. Tu sei ligure, se non ricordo male. Una sera ci organizziamo e facciamo uno stream insieme, se ti va. Ti becco, ti becco. Non ho preso la carta di credito, Andrea. Ho preso la vita, però. Sì, hai preso la vita perché io ti ho preso le lettere prima. E però ne ho presa anch'io e poi l'ho perso. Poi l'hai perso. Io quella rana di merda, la odio. Adesso ti becco. Dai, Tina. Tina lava la lavatina. Vai. Sono fatto uccidere da Guccini. Guarda quanto è più allegra. Guarda che è bellissima. Allegro il bosco. Quanto il bosco... è bello la versione Master System. Guardiamola un po'. È un capolavoro. Brivio. Faccio un po' fatica a trovare le lettere. Questo non lo so in sé, che mi fa sentire a disagio. E nel frattempo ti inquadro. E ricordiamo che stiamo parlando del Real Hardware. Mettiti più verso di me. Quindi la versione che state vedendo del Master System è un vero, in questo caso un vero Mega Drive. Ecco, volevo prendere questo, ma non riesco perché è velocissimo. Allora, giochi arcade, non giochi solo su console, giochi arcade. Stiamo comparando la versione della sala giochi con la versione console, quindi abbiamo bisogno della versione... Dai, eccolo preso. Appare la lettera d'amore. Allora, versione... le sfide Mame vs Cabinato, una bella idea e le faremo. Cos'è la G? Le sfide? Mame contro... contro Cabinato Verde, contro è interessante. Io l'avevo fatto a casa per conto mio per fare le comparative e la cosa pazzesca è che Mame funziona troppo bene. C'ha un sync che le schede non hanno più perché sono sfiatate come degli harmonium sfiatati. Quindi, intanto vai, volevo giusto arrivare così al boss, giusto per sì. Ma è bella sta versione. Cioè, guarda il blu di Sega, da dove vengono sti ragni però? Dal cielo blu di Sega. Guarda come sono la mano. Lettera da mano. Che saltavano? Così no. Cioè, così presto. In sala giochi ci mettono un po' per cominciare a saltare. Non ho ancora trovato il cuore del bonus stage. Mi sa che c'è solo il primo livello. Che è un'aggiunta. Ma è bellissima sta versione. Eh sì. Ma è diverso il boss? Sì, ed è già morto. Non c'è ciclope. Sì, ma è perché il corvo è nel quinto mondo del gioco della sala. Dopo Russia 2 di Sega, Rastan! E non c'è Rastan. Come no? C'è su Master System. Beh, faremo una comparata anche col Mega Drive. Per me ci sto, cioè se volete Rastan... Va bene, è dura, ma lo facciamo. Facciamo Rastan, dai. Rastan. Va bene. Devi tornare, tu hai il potere di Rastan. Allora, vai. Gli Ume 15 Burning Force. Allora, andiamo così. E... Io Rastan ce l'ho già. Tu Rastan ce l'hai già, infatti te lo mettiamo subito così. Ti funziona quasi bene. C'è una... Sì, devo... Se lo spengo... Si è un po' sminchillato il... Cosa? C'è un glitch sul... Hai la daughterboard che sostituisce il chip custom della scheda che non è ben risaldata. Sì, devi metterla un po' meglio.
Ma spegnilo, per dire. No, se, l'ho spento, ma sai cosa è successo? No. Mi si è rotto il tasto. Devo cambiare, devo evitare il coso, perché mi si è rotto il tasto di accensione del cabinato. Era Smone, ha iniziato a seguire il canale. Ma che bravo, ma che grazie. Che con i suoi discorsi si erano opportuni di far sprecare tutti quei gettoni. Che prima o poi lo compro. Proprio a PCB. Che bello è Rastan. Sì, Rastan è bello. Vabbè, guarda, lasciamolo andare mentre tu carichi. Guardate il font Arcade Classic ingigantito. Non so se hai visto il libro Arcade Typography che è uscito. Ma che bello, sì. Madonna di Dio, una roba fuori di testa, è bellissimo. C'è tutta una dissertazione proprio sul font che usa sempre Taito, ma che usavano anche Atari, anzi, in primis Atari, poi Namco, l'Arcade Classic, la font, il font che state vedendo. E questo font, tra l'altro, Taito ha fatto la versione migliore ingrandita, che potete vedere anche qui, ma soprattutto The Ninja Warriors. The Ninja Warriors. Anche Arcade versus PC Engine. The Mega Drive. The Sega Master System, vai. Rastan. Eccolo, guarda come logo uguale. Sì, un po' più cicciotto il tuo, tu non avrai questa sciccheria. Tu hai su Master System già il font di Nastar Saga, quindi del secondo gioco della Perché saga. Era già uscito nel frattempo. No, quasi. Ucciso da Guccini. Amici, grazie, siamo tantissimi per seguire questa serata spettacolare. Grazie al Forgets. Vi vogliamo molto bene, Destiny. È cominciato? Aspetta, no, questo qua è lui da solo. Cioè la intro del gioco. Guardiamo un attimo la intro in purezza del Master System. In purezza. È finita. È finita, grazie, a posto. Grazie, intro del Master System. Mannaggia. Ma sei tu, un premio. Non ancora. Vai. Giochiamo? Vai. C'è un po' una differenza. Un pochino. Minchia però. Confermateci che l'audio sia top. Ah, stiamo giocando con l'audio da sala giochi. Le versioni comparate sono Master System a destra e Arcade ovviamente a sinistra. Anche MSX2 sarebbe bella da confrontare, perché non ha lo scrolling, è scomparsa. Davvero? Sì, è tipo un Jesse Hunchback. Sì. Guarda come esplodono nel sangue i cattivi. Il mio sangue è un'esplosione, il tuo sangue invece è una cosa... È più piccolo il tuo, posso dire, perché io ci metto più tempo per arrivare ai stessi punti. Però è comunque bello, cioè ci sarei uscito scemo da bambino. È diverso, ah no, è tipo, ho capito, un po' diverso il layout. No, ho perso. È un po' diverso il layout, proprio diverso il layout. Sto per morire qui. Potrebbero darmi un po' di energia, cioè sono stato bravo. No, il sono layout morto. Sorpresa, il layout è molto diverso. No, non sono morto. Il layout è molto diverso perché dovevano giustamente spiegare alla gente il cristianesimo. Mi sembra molto più clemente in realtà il mio. Che musica totale, Rastan in Arcade. Tu sei già dentro al coso? Io sono arrivato al castello. Madonna, è cortissimo il tuo livello. Il mio livello è molto più lungo del tuo. Potrei dire che le tue cose sono più lunghe delle mie. Ma è solo perché io sono in modalità arcade. Quel discorso che dicevamo prima del rapporto completo versus massaggio manuale individuale. La conversione era un po' il massaggio manuale. Layout completamente diverso. Sì, ma proprio tanto. Cioè, io sono super indietro. Guarda, voglio passare al tuo audio, ma sono morto. Quindi approfitto per passare all'audio del Master System. Quindi ora state sentendo l'audio del Master System e spero di aver spento quello del mame. Possiamo anche metterli contemporaneamente e farvi esplodere completamente le gonadi. Gonad the Barbarian. Guarda, sono già il boss io. Il boss che è uno sprite di 5x5 pixel. Io invece sto morendo a ripetizione. Un po' delusion. Ricordiamo anche che Fabio sta giocando il Master System in real hardware, anche se sul Mega Drive, che come sapete opportunamente potato aveva la possibilità di offrire infatti la simil minchia. Questa voglio vedere come l'ha tradotta. L'ho vinto, round clear, let's go to the next round. La ghinchia, la ghinchia. No, dobbiamo riguardarci tutta questa puntata poi, Fabio. Però con non morire. Ma tu sei già al secondo stage. Ma io sono troppo avanti, Andrea. Non, sono il messia di Rastan io. Veramente, questa volta mi hai fatto succare malissimo. È molto più facile. Proprio Rainbow.
E Carsten, ho visto, grazie che mi hai segnalato la badia, ma l'avevo comprato in tempi non sospetti. Purtroppo, per fortuna. Bellissimo gioco. Comunque noi stiamo vedendo il Master System in RGB, come non l'avremmo mai visto all'epoca, ed è veramente fico, ma è facilissima la versione per Master System. Calma, Robin dice, ma Sonic 2 mi sembra ci fosse la versione arcade. No, non c'era. C'era una strana cosa buffa che la spada, no, ho perso la spada. Sega Sonic The Fighters. Voglio quella spada. La spada di ghiaccio, vedo. E te la zippa il culo, perché non puoi. Come faccio a prenderla? Forse da qua. Qua ci dicono anche Golden Axe, eh. Golden Axe è interessante, sarebbe da giocare a lungo, perché sì, la versione Mega Drive era molto interessante perché aveva più livelli. Bellissimo, cioè comunque muoio comunque adesso. Comunque muoio, vabbè, sei molto tutto bene. Però in realtà rimani qua. Hai visto? Cioè in sala giochi morivi all'istante, invece lì perdi della vita, ma che roba. Ma scusami, è clementissimo. Cosa aveva in mente Taito? Cioè, molto. Cioè, questa roba io sarei morto e stramorto in sala giochi per questa roba qua. Attenzione, viene il buio. Però devo dire che sai che il cippino del Master System. Il cippino del Master System PSG. Ma, è... Scusa, ma. Ma non è. Ma questo è l'FM, sta girando in FM, Fabio. Sentilo. È vero, lo stiamo emulando. Attenzione, è vero. La scheda Mega SD che stiamo usando. Sento col tasto di pausa qua. Esattamente. Questo. Allora, stiamo emulando il Master System con come se fosse, cioè, allora, stiamo usando un vero Mega Drive con una cartuccia che ci permette di emulare il Master System come se fosse un Master System giapponese. Giustamente. Quindi un Sega Mark III. Quindi adesso state sentendo la colonna sonora non col chip PSG del Master System, ma con il chip FM del Sega Mark III. Cosa, scendo qua. Cosa segnalata da Luke McQueen 25 minuti fa, ovviamente. E vabbè, ma... perché... Sono morto, è il momento di... Allora, dai, dateci uno shooter. Uno shooter, non abbiamo ancora provato a fare uno shooter comparato. Però adesso toglierei la musica FM. Lo togliamo? No, ma andiamo su Mega Drive in realtà. Andiamo su Mega Drive con cosa? Come si chiamava quello bello? Thunder Force? C'era un Thunder Force sia da sala giochi sia da Mega Drive, secondo me. Ma anche non secondo me, c'era proprio. Anche in Retype. Aladdin, allora, il concept della serata è giochi che erano anche in sala giochi. Sì, perché stiamo mettendo a fianco i due. Lo vuoi un robocco? Sì, grazie. Proprio per la voce. Galaxy Force, Traxton, minchia c'è. Bello Traxton da... Thunder Force... AC. Thunder a Fox. Cosa corrispondeva Thunder Force? AC era arcade. Sì, no, era arcade, ma a quale corrispondeva? Corrispondeva a Thunder Force 3. Quindi tu devi andare a cercare Thunder Force 3 su Mega Drive. Sì, perché Thunder Force AC era di fatto, mi dicono, la conversione di Thunder Force, era il port da sala giochi di Thunder Force 3. Allora. Wow. Beh, dopo Afterburner però, cioè, proprio volersi cioè, umiliare il povero Mega Drive. Thunder Force 3. Eccolo qua. Sì, credo, sì. Solo che sono veramente tanto diverse Moonwalker. Allora, mettiamole entrambe le intro e vado a prendere il rabocco. Mm-hmm. Bravo. Che bomba. Guarda che figata sta roba. Attenzione, quindi si chiamano con nome diverso, ma dovrebbero essere sostanzialmente lo stesso gioco. Stesso anno. Ma vediamo anche le rolling demo intanto. Esatto, tu manda pure, cioè le figatine. Perché sì, stiamo sentendo l'audio della versione console, quindi quella a destra. Simulation mode. Vedete che c'è un attract mode diverso. La versione Mega Drive parte subito mostrando il gioco, la versione da sala ti spiega la rava e la fa. Come giusto che sia. Francesco B ci dice bene, Forgotten Worlds è un bordello giocarlo su. Ripetiamo per chi non avesse capito che stiamo cercando di mostrare giochi che esistono sia da sala giochi sia su Mega Drive o Master System. Tanto si dicono delle cose bellissime. Perché? Cioè, perché nel passato questi sono?
riuscito a seguirli, sono in uno stato tipo agitatissimo. Anche te, tristezza, sentire che esiste sia la sala giochi sia per però. A noi, a voi, al retro gaming, al Mega Drive. E vai, vai, vai. Al Mega Drive. Mamma mia, mi disinfetta proprio. Ci sei tu? Ci sono. Vado. Stage select, selezioniamo lo stesso stage. Bene, se c'è. Io ho Hydra, no. No, devi scegliere per forza quello in basso. Vediamo. Se è lo stesso. È quello boschivo, dai, il tuo. Come Ok, ci siamo. Bravissimo, vai. Beh, mi sembrano molto fedeli, eh. Allora, Thunder Force ha delle musiche note per la sua potenza. Sì, e ti dico che tengo volentieri la musica della versione Mega Drive perché è molto sbronca. Super prog. Notoriamente. Comunque io molto sì. Vabbè, è un porto praticamente io. Mamma mia. Gioco incredibile questo è un gioco incredibile da conoscere. Come sono già morto, no? Sei già morto? Stiamo affrontando lo stesso boss. Ah, sono veramente sputati comunque. Io non lo vedo. Io intanto ad occhio e muoio istantaneamente. Dio mio, che difficile. Beh, c'è questo fatto che gli spara tutto la Technosoft e hanno violenzi. Però anche buchinarielli, come direbbe il nostro. Chissà come sta reagendo il nostro trascrittore alla parola buchinarielli. Diteci. Buchin Arielli. Buchin Arielli. Tra l'altro oggi l'avevo provato sulla. Booking Arielli. Booking Arielli. Abbiamo, per chi si fosse sintonizzato tardivamente, abilitato i sottotitoli automatici. Quindi voi potete da opzione mettere i sottotitoli automatici. Io sono morto e adesso c'è l'audio del mame. Mica il Mega Drive fa molto più casino del mame. Senti come è basso. In realtà metti un secondo in pausa. Ti alzo un filo perché l'avevo abbassato terribilmente qua. Prova così. Vai. Parla. Un Mortal Kombat è una bella idea. Possiamo fare il codice del sangue. Lo facciamo? Va bene, sai il codice del sangue? Certo che lo so. Va bene. Chi mi hai preso? Scusami. Ma poi potremmo non stiamo inferendo, ma potremmo fare la serata a conversione di merda. Là c'è da divertirsi, cioè. Tipo Double Dragon. Quanto sono belli i videogiochi, veramente. Ma pensa a farlo col Commodore adesso. Madonna. Parliamone, cioè. Ma possiamo farlo, cioè abbiamo la tecnologia per farlo. Possiamo farlo. E lo faremo. Commodore, conversione, umiliazione, Amiga. L'umiliazione finale della conversione Amiga. L'ultima parola. Allora, dicevamo. Quasi satanico, vabbè. Cos'è che aveva detto? Mortal Kombat. Mortal Kombat, guarda, facciamo così. Bravissimo. Sì, siamo dei registi. Di noi stessi. Uno. Mortal Kombat 1. Allora, però ti direi di partire con il Mega Drive. Sì. Facciamo così. Tu intanto fallo partire, ma. Perché sul Mega Drive era importante fare il codice del sangue. Perché la versione era uscita. C'è il Commodore 64 Audio Show. Certo che c'è. Cioè, non so come, ma. Allora, su Mega Drive. Allora, Mortal Kombat uscì contemporaneamente nella conversione Mega Drive e Super Nintendo. Ma la versione Mega Drive, con questa intro che diceva c'è un codice, e quando appariva il Code of Honor dovevi fare A, B, A, C, A, B, B. A, B, A, C, A, B, B. Get over here! Diventava rossa la scritta e c'era il sangue. E adesso possiamo avere entrambi. F3. Vai, vediamo. Vai. Bam 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 bam. Arrivami allora. Audio Mega Drive. Cioè audio master. Audio arcade. Va bene. Vediamo un po' anche.
Iniziamo, prendiamo lo stesso personaggio. Guarda. Guarda, è più veloce in sala giochi. È un po' più veloce, Scegliamo lo stesso personaggio che è Sub-Zero. Va bene. Com'è la fatta di Sub-Zero? Devo fermare e mettere in pausa perché sono troppo più veloce. Sono un fastello, vedi? Alza l'audio arcade, va bene. Lo alzerò così. Ditemi se va bene. Sei molto più fastello, Pronto? Aspetta, ci sono quasi. Vado? Però abbiamo ovviamente concorrenti, cioè non so giocare a Mortal Kombat, devo dire questa cosa per me. Come si fa la fatale? Allora, diagonale, basso, giù, diagonale, basso, giù, parata e pugno alto, mi pare. Vabbè, non sono mai. È un coglione questo qua. Cosa ridi, sei un... Non trovi il casco. Ho trovato il calcio. Ho un calcio. Io questo qua da bambino l'ho rotto. Ha vinto! Ma è il coglione finale. Tu sei in fatalità? L'ho fatta! Mi è venuta la memoria muscolare di quando ero bambino. Ho fatto la fatality di Sub-Zero. È andato. No, bene, questo è un momento importantissimo della mia vita. Momento importantissimo. Ma sì, la memoria muscolare che torna. Ma è incredibile. Io al primo colpo. Intanto un lag. Coglione. Vuoi fare anche qui? Cosa? La fatality. E allora, se credo che sia uguale. Diagonale basso verso il nemico. Sì. Diagonale basso verso il nemico a circa 2 omini di distanza. Sì. Parata, pugno alto. Parata è quella in mezzo, pugno alto è questo qua. Ok. Diagonale, parata, pugno alto. Vai. Ma vaffanculo. Adesso contro chi sei? Tu contro Liu Kang? Contro Liu Kang. Posso dire che gli stage un po' dithering della tua versione sono meglio di questa roba fotografie brutte. Sì, sono d'accordo. Sono tristezza Mugen fatto male di Mortal Kombat e Sarajevo. Cioè, più bello su Mega Drive. Adesso non mi è venuto al secondo colpo, ma... Bene, dopo cosa giochiamo? Basta, stronzo. Sì, sono completamente negato. Odio Mortal Kombat come con tutto me stesso. Cioè, odio Mortal Kombat più, non so, del Mattel Aquario. Basta, gioco di merda. Vaffanculo. Come hai reagito Andrea Babic quando hai visto Mortal Kombat la prima volta in sala giochi? Ma che sta merda. È perché io ero bambino invece e quindi avevo subito il fascino del... Ho pensato, il tipo la roba che hanno fatto nell'intro di Blood Money, solo che era ancora più schifo. Logan Braddock, sono abbastanza convinto che fosse avanti, basso, avanti, pugno alto da vicino. In realtà non mi ricordo. Grazie Belgiuzzo che hai fatto la clip. Grazie. Adam West dice: non esiste la diagonale nella versione arcade. Se non erro era avanti, sotto, pugno alto. Mentre invece su Mega Drive era diagonale. Ok. Buono, allora direi di passare. No, Double Dragon, sei sicuro? Double Dragon è veramente... facciamo Double Dragon su Master System o su Mega Drive, scelta. C'è su entrambi, sei sicuro? Sì. GNG, Double Dragon. Anche Ghost and Ghost c'è. Sì, no, Dragon Ball si mette a giocare a Wonder Boy Monster Land, famo notte. No, no, per carità di Dio. Per carità di Dio. Double Dragon sì. Ghost and Ghost o Strider. Dai. Però Ghost Strider. Va bene. Vabbè, facciamoli entrambi. Paperboy per arcade, certo che sì, c'era. Sì, c'era. Però è settare con... Allora, No, aspetta, no, dobbiamo farlo. Cosa? Altered Beast, su Mega Drive. No, va fatto. Su Mega Drive c'è anche su Master System. C'è anche su Master System. Vogliamo vedere su Master System, entra... Allora... Io comincio. Tu cominci, io comincio su Master System e poi ti raggiungo su Mega Drive. Va bene. Ma che bello. Fai il sondaggio per la chat. Certo, il Forgets, fai tutto quello che vuoi. Sei a casa tua. Davvero.
cioè non, non come battuta. Altered Beast. Dov'è? Ah, è qua. No, pensavo sia casa tua. È in the house. Ok. Allora, vai pure. Ma... No, guarda, possiamo fare già così. Ah, già, fantastico. Ma questa è la versione urca miseria. Qua si va. Questo è lo spirit della conversione. Qua si va dubbi, Hai cominciato? Roba. Wise from your ti grave. Ti aspetto. Vabbè. Più o meno, dai. Via. Subito. Ma non c'è il salto. Come non c'è il salto? Devo premere entrambi i pulsanti insieme per fare il salto. Vabbè, se vuoi. Get it. Il fatto che il power up ha scritto get it è una roba talmente over the top, senza senso, di Sega, che fa ridere. Ma è una merda con le bolle questa. Ma che cazzo? Ma cos'è un maiale? Dovrebbe essere un cerbero, un maiale quello. Un cerbero primavera. Tu rinascerai cerbero primavera. E qua mi incura. Ma guarda quanto flickera! Aspetta, Dio buono, non andare via. Tu sei riuscito a metamorfizzarti? Non ancora, però sono... Però guarda che grosso spraitone che sei anche tu. Non è male. Guarda che sei grosso quasi come me. Anche tu con quel calcio... Ma quel calcio in alto. C'ha troppo ridere. La roba senza senso di quel calcio in alto. Cioè, sì, lo capisco, però perché? Cioè, per fare questo, bravo, merda. Se ne va, me l'ha sdegnato. Allora, adesso lui, lo picchio. Adesso, nel momento in cui io mi trasformo, metterò in pausa per comparare il momento. Assolutamente, grazie. Se riuscissi a trovare il salto, ovviamente. Io sono morto, ma risorgo. Mi sono trasformato non apposta. Non posso neanche mettere in pausa. E non trovo il salto. Vabbè, l'abbiamo vista. Adesso è arrivato. Stava volando via. Beh, questo è mitico. Questa è una delle robe più iconiche della storia della sala giochi. Com'è? Leggermente scattosello. Una mia impressione. Madonna, ma possiamo. Mi metti la musica del Master System? Certo. Quanto mi rompono i coglioni? Ce l'hai? Ce l'ho. Il confronto è spietato, ma stiamo anche parlando di tecnologie veramente diverse, eh? Cioè, welcome to your doom! Tra l'altro la cosa divertente... Guarda che mi toglie... Allora, visto che... per fare lo sprite così grande aveva bisogno di... Cioè, questo boss qua è lo sfondo. Sì, lo sfondo. Cioè però si muove, infatti, il tuo. Che un vecchio trucco del Master System era togliere il background, lasciare uno sfondo monocromo. Come su NES. E usare, esattamente, come su NES. E usare tutto quello per fare il boss. Cosa che, per esempio, su Commodore si è fatta pochissimo, probabilmente per una questione di cultura diversa. Cioè, sì, astronave di retà. Io sono morto. Però no, tu vai avanti. Perché adesso metto quello per Mega Drive. Va bene. Gioca. Ghost and Ghost ha vinto il sondaggio con il 64% dei voti. Babic sarà contento. Mamma mia, che musica qua. Cosa che ha vinto? Ghost and Ghost. Io vado avanti. Vai. Ma poi che strano morto. Cioè, succhia tua zia. Che versione volete dire? C'è anche su Master System Ghost and Ghost. Sì, ma è veramente tanto diverso, eh. Cioè, c'è gli shop. Per quanto è diverso. Gli shop, capito? Vai Mona! Che difficile! Tu e il tuo sonaglietto, ficcatelo in quel posto. Comincio ovviamente come giocatore a essere stanco. Caccio basso. Dio madonna, che fastidio, quanto odio sto gioco! Sempre! L'ho detto. Non avevo. Oh beh, guarda che qua. Scusa, mi fai un resettino per vedere com'è all'inizio. Ah, tuo? Vedi che lo volevi il resettino. Eh sì. Non può esistere. Questa è un'altra. Ti roba. Ho che l'audio Mega Drive. Guarda, te lo meriti. Dai, è quasi uguale. Non so, quei lupi sembrano dei cani, capito? Io ci vedo sempre dei maiali da piccolo.
Guarda che muscoloso. Ah, va detto che il modo in cui introducono i tre cerberi è molto bello, eh. Gradatamente. E guarda che trasformazione! Dai, che l'ho preso! No, Dio Madonna, fastidio di Dio! Scusate, ma è una guerra che mi fa i lupi, mi... non lo sopporto, non lo sopporto. Diciamo che Altered Beast su Master System era veramente fetente, mentre invece qua è... Tanto io mi ricordo che io ho ricevuto il Mega Drive per Natale e c'era in allegato, cioè il gioco incluso nella confezione era Altered Beast, che ai tempi era, c'era scritto Arcade It sulla confezione. È tanto questo, vero? Loro più morti che sono. Ma che cazzo! Ma poi il tasto di salto messo così, ma... Anch'io voglio. È andato avanti ormai. Adesso è Bari. Bari! Questa è una roba che non si può fare su Mega Drive. Finito. Select Star Tiran. Vai, bravo, bravo, bravo. Così. Lo finisce così. Eh? Una roba. Ridi, ridi. Ti aspetto, ti aspetto, ti aspetto. Sono qui. Il Mega Drive era 16 bit, assolutamente. Piaciuta questa? Vai. Bene, perfetto. Siamo tornati in sync. Dai, guarda che è notevole. Sì, sì, considerando anche i limiti di palette, cioè di palette complessiva, no? Madonna mia, che schifo, scusate. No, un problema proprio del gameplay di sto gioco che non potete capire. Cioè, si imparava tutto e se ti piaceva, non è che però... Perché? Sì, 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 bravo. No, perché? Ma l'ho preso! No, no, lui ha deciso che non posso prenderlo col calcio così. E allora non me lo fa prendere. Ma il chicken leg di Golden Axe! Sì. Ma che male mi fa il chicken leg di Golden Axe? A me, Marcino. Anche a te. Beh, intanto avevi già i sample, che non era male. Adesso. Power up! Ma poi power up perché? Beh, minchia. Sono gli steroidi, gli anabolizzanti del dio proprio. Ma perché non trasformarmi immediatamente? Ah, azzardo. Perché non c'è. Select permanent character type. Ok. Adesso mi trasforma. Ed è fighissimo. Guarda, questo era il mio preferito. Guarda che figo! Oh, a me non me l'ha dato, l'ho anche barato, ma non ha funzionato. Forse non ho fatto nulla. Soddisfazione. Tra l'altro stiamo parlando del parallasse. Effettivamente il parallasse non c'è in questo livello su, e invece su, no, su arcade su Mega Drive ce n'è un pochino. No, c'è. Beh, è come dire, era da contratto, cioè il parallasse su Mega Drive proprio. Era così, doveva esserci. Quanto era fico il Mega Drive? Succhia tua zia. Quanto era fico il Mega Drive? Vai. Ha cambiato la mia vita. Vai, vai. Col Mega Drive, ma quanto era bello. Domani abbraccio mio padre che mi ha regalato il Mega Drive, veramente. Io domani abbraccio il creatore di sto gioco in una stretta mortale. Basta, non posso più, Fabio, cambiamo gioco. Va bene. Sono le 23:13. Inizia a mettere... Lasciami un po' di focus mentre uccido questo... boss, mentre muoio con questo boss. Finché non muoio, anche il boss. E sono morto, quindi va bene, possiamo... Abbiamo detto Ghosts and Ghosts? Sì. Sono già le 23:13. Sì, è volata, ma poi facendo proprio così, giochi random senza... Siamo ancora in 786, cioè, Babici, vi voglio molto bene, ragazzi, grazie per tutto il supporto. Io sono, cioè, non devo pensarci perché sennò mi cago addosso, cioè nel senso, non fisico. Ma c'è un'età ormai, eh. Mi è emozionato, mi scusi signora, sono Clip, Babici si caga addosso. No, se no,
mi cago doccia e te ormai clip clip baby si caga addosso. Stiamo vedendo, noi vediamo la trascrizione dei sottotitoli automatici di Twitch che abbiamo da oggi anche noi, quindi stiamo leggendo come Twitch traduce automatico. Ma chi ci c'è Ghosts and Ghosts per Master System? Scopriamolo. Certo, male che va, no, per Master System sì, ma è completamente diverso, è veramente disturbante, te lo sconsiglio. Non c'è comunque, è Makaimura? Sì, si chiamerà Cho Makaimura, no, Dai Makaimura, ma te lo sconsiglio, proprio profondamente, credimi. Così tanto me lo sconsigli? Sì, te lo sconsiglio. È un quindi, altro lo, quindi lo faccio quindi partire. Quindi lo fa partire, ma è chiaro. Cioè no, facciamolo partire prima in purezza. Vediamolo. Se lui vuole giocare a... Vabbè. Ma questo è Mega Drive? Sì, ho sbagliato, scusatemi. Ah, cercando di fregare. Volendo, no. Voglio quello per Master System. Voglio quello per Master System. Intanto su IGN c'era Paglianti che quando parlava di Babic gli regalò un Xbox alla sua prima console. Parlava di quando Babic... Io ho regalato un Xbox a... Veramente? A Paglianti. Impossibile, non sono mai stato così ricco da regalare console. Ah, ma sarà stato un regalo comunitario. Avrai avuto una console. Ma lui si ricorda solo che fossi stato io. Pensa che bello. Che vantaggio invecchiare e ricordare le cose sbagliate. Sì, sono stato io poi. Ciao Paolo, se ci stai seguendo o no, non ci starà seguendo, allora Mega Drive. Allora, grazie Forgets, su Master System era lento, come la morte sembrava un RPG. Ora io più di dirlo, questo non mi crede, vuole paragonare... Eh no, io lo voglio vedere, scusami. Vediamolo, anche questo è la conversione. Poi confrontiamo... Quello è il tuo? Quello è il Master System tuo? Sì, no, aspetta, un attimo. Ma aspetta un attimo che parte. Adesso ho sbagliato il tasto, porca puttana. Adesso arriva, Raggiungimi, tanto qua. Tanto è lento come la morte, quindi ti raggiungo proprio. Balzellon. No, ti raggiungo. Che lentezza. Non è che ho fatto sbagliato il tasto. Che audio c'è? C'è l'audio giusto? Forse. State sentendo l'audio del Master System FM. Non è male, è molto in, PAL era proprio una palla o gas, era lentissimo. Si può sparare in alto, bene. Forse in ghost, cioè. Sì, no, mi dimentico sempre che in uno si può e in uno no. Bene, arrivo anch'io. Bot. Ma mi sembra che è molto più facile. Qua stiamo veramente, non voglio dire che sembra la versione 64 quella Master System. Beh, sì. È più facile, c'è i negozi, c'è le robe, insomma. È un gioco strano, Non è brutto, guarda che l'ho finito quando c'era gli inizi del Master System emulato e non c'era ancora il Mega Drive emulato né il CPS1. Io era la mia version of choice. Guarda che cambio livello qua. Ma io prendo anche le torce, non è forte sto gioco, non me ne frega niente. Cioè prendo la roba, qualsiasi arma mi danno la prendo, basta. Dove sei tu là? Il cambio livello era perché non riuscivano a tenere tutto quanto bene in memoria, probabilmente. Pa, pa, pam. Coglione! Coglione! È molto più amichevole, eh. Ah, sei già là, devo muovermi. Lento, ma intanto. Cambio di audio da console a mame. Sono morto, infatti. Così, senza audio muoio, se non è vero. Ma tu ce l'hai. Ce l'ho. Viva. Da qua. Viva il merendero. E tua zia faceva la zia di quella zia di... Fujiwara nella bara. Fujiwara fa ciao. Bene, io ti do del focus e ti raggiungo col Mega Drive. Mega Drive programmato da Yuji Naka. Gianluca Foliti sfida un 1cc a Bubble a Ghosts and Goblins. Quando vuoi, baby. Ma prima lo fai tu. Poi quando hai fatto. Ma prima lo fai tu. You show me yours, I show you mine, come si dice. Intanto Fabio sta caricando la versione Mega Drive. Mamma mia che differenza. La Mega Drive è interessante perché ha un suo gusto sapido. Non pixel perfect assolutamente, per quella come sapete dobbiamo andare a guardare la versione Sharp X68000. Fabio B chiede cosa mi sono perso. Fabio B, stiamo facendo una serata in cui confrontiamo le versioni arcade, quindi da sala giochi, dei giochi con le loro controparti per Sega Mega Drive o Master System, e siamo arrivati
a Ghouls and Ghosts. E adesso guarda, infatti vedrai, sentirai fluire l'antigelo paraflu. Dio buono, come pompa l'antigelo paraflu. Questo è un confronto di mente. Alla tua sinistra la versione da sala giochi arcade, alla tua destra la versione Mega Drive. E ci stiamo beando senza alcuna prova scientifica di essere i primi al mondo a farlo. C'era live comparison giocata contemporaneamente live su due sistemi. Ma mica male questa, però. Crocchella, croccantissima. Crocchella, ricordiamo, programmato da Yuji Naka, quindi reprogrammed by Sega. Sì, io, croccante. Sono morto, croccante, non via, croccante, non so giocare, ma... Diciamo che lo Sharp X68000 è un'altra cosa, cazzo. Mi ricordo quando venne emulato dal fantastico emulatore Callus, il primo emulatore per CPS1. Luke McQueen chiede: Final Fight CD, pensa, per una serie di accidenti storici è l'unico gioco che non funziona. Sì. Intanto vado avanti, eh. Che musica, che bella. Facciamo una cosa contorta e convoluta, strana proprio. Adesso mettiamo l'audio della versione console del primo stage sopra l'audio. Mi piace, e ho l'armatura dell'oro. Del Mega. L'armatura del Mega. Che la indossa pure Zenga. L'armatura del Mega. Cosa c'è in questa scatola? Fammi vedere. C'è Walter Zenga. C'è Walter Zenga. Occhio però! Non so se sentite anche l'audio. No, qua comincia la parte facile del gioco. Per quanto riguarda me. Ma che cazzo faccio? Se ve lo state chiedendo, io sto giocando la versione. Sì, in effetti una cosa che non abbiamo fatto era chiarire questa cosa. Io sto giocando la versione arcade in questo momento, quindi quella in alto a sinistra, anche se sono in basso a destra. E Fabio sta giocando al Cribio. Ma Cribio, chissà cosa c'è in questa scatolina. Potrei evitare di farlo perché potrebbe esserci un'arma di merda come quella, ma non la prendo. Ciao. Sai che c'è un trucco che mi ha mostrato il buon Kale, che permette sostanzialmente di aspettare. Vabbè, è più complicato da spiegare che altro. Socchia. Socchia. Vieni, vieni. Chi si ferma è perduto in Ghost in Ghost, ricordiamo. Però un coltellino l'avrei gradito, comunque, posso dire. Zack! Metti via quel coltellino, dai, non fare lo stronzo. Non mi hanno dato il coltellino. Citi Pink Floyd così. Io. Ah no, hai Elio. Pink Floyd. Quindi a tua... No, io mi pensavo... Sì, sì, a... Wish You Were Here, quando dicono metti via quel coltellino, dai, non fare Careful with that axe, mi veniva in mente. Careful with that coltellino uligano. Serve una cover bellissima. Careful... Sto morendo. Da ridere? No, dal Ghost. Io invece sono partito con Ghost and Ghost e ciao. Ma c'è il trucco della... Io ho un game over. Ho un game over e quindi all'improvviso Andrea Babic long play di Ghosts and Ghosts. L'hai detto, Dio Madonna se l'hai detto. E muore. E faccio un nice catch però. Tieni. No, perché no? Non lo so. Sempre se non è stato Tamayo Kawamoto. Tamayo Kawamoto, compositrice sopraffina di tante musiche Capcom, tra cui questa. Ciao Zara 11, io sono Bisboch, detto anche Andrea Babic, e lui è Kenobit, detto anche Fabio Bortolotti. Mi piace questa inversione. Esatto, c'è un'inversione, un gender bender nello stesso gender, però. Pensate, noi due siamo gender fluid all'interno dello stesso gender, una cosa un po' bizzarra. Fabio B, sono difficili uguali. Io credo che quella per arcade sia più difficile. Sì. Solitamente in media le versioni arcade erano più difficili. Armatura d'oro con gli scudi. Cosa fa con gli scudi? Con gli scudi fa lo specchio magico. Prendi lo specchio magico. Fragile. Lo specchio magico. Fa lo specchio magico, una cosa che non serve un cazzo se non a perdere l'armatura d'oro, perdere tutto, perdere gli amici, perdere i fan, perdere la speranza che un futuro ora c'è. E morite. È bello. Ci siamo quasi, stiamo finendo la puntata. Che gioco sbatta chili di nervoso, ebbene sì, però... Però è uno dei più bei giochi della storia dei videogiochi, sconsigliato sempre spassionatamente a tutti. Uno. Grazie per il follow, Francesco Savona. Francesco Savona, ciao Francesco Savona, preparati. Sarai celebrato a dovere molto presto, come puoi capire, perché ci siamo quasi. Commodore 64 Advent Show è qui. Che gioia saperti qua mentre stiamo facendo una comparata che ora non vedi più tra la versione Mega Drive
dei giochi e la versione da sala giochi contemporaneamente giocati su due schermi diversi. I coltelli! Il coltellino, che qualcuno chiamava inspiegabilmente la spada. Ora non so che spada avete voi a casa vostra. La ma spada, per me, no, questa è la daga. Questa è un'armatura pericolosissima da prendere perché lo scroll continua. Quindi a tua volta metti via quel coltellino, dai, non fare lo stronzo, ti ricordi? Non fare lo Strider, Dio Madonna lo Strider. Lui, proprio lui. Ma perché sto giocando velocemente. Ecco la variante, certo, vuoi... cioè il pepe al culo. È tipo la Rainbow Edition di Street Fighter 2, la Dio Madonna Edition di Strider, esattamente. Cioè adesso, ma non è un long play, perché sto continuando a giocare? Perché tu non hai continuato a giocare? Perché mi piace vederti giocare a questo gioco. Senza audio, tra l'altro. Vero. Nessuno che protesta. Senza l'audio questo gioco, senza la quota Tamayo Kawamoto, che senso ha questo gioco? Non ci sono mica devoto se non c'è Tamayo Kawamoto. Mentre Tokuro Fujiwara riposa nella sua bara. Ricordiamo Tokuro Fujiwara, perché se fosse sintonizzato solo adesso nel mondo di Capcom, è il game designer di Ghosts and Goblins, Ghosts and Ghosts, e prima ancora di Pirate Ship Igemaru, forse no. Forse Yoshiki Okamoto. E adesso devo andare a fare il gassuto senza armatura. Quanto è bello il verde di quest'erba. Contrapposto al lilla. Io penso, io ho comprato uno zaino Invicta di questi colori solo in onore. Solo in onore del tuo grandissimo performance! Del tuo grandissimo performance! Nice catch! Siamo 808 come la drum machine! Bellissima! Siamo 808, grazie a tutti per il supporto e sono molto contento di questa serata. Beh, la serata è epocale, ragazzi, l'inizio di una serie di comparative live. Pensate, ora abbiamo la tecnologia e la pazienza soprattutto per giocare simultaneamente al coglione, insomma. Per giocare simultaneamente per farvi vedere lo sprite, esatto, della... per farvi vedere l'anatra, riesce a sopravvivere comunque, quindi riesce a gestire anche l'armatura che appare a questo punto d'oro, che gli permette agevolmente di scendere nella pozza dei leoni. Non prima di aver fatto. Esistono casi di conversioni arcade di giochi console computer? Sì! Certo. C'erano alcuni. Pitfall 2, Boulder Dash, Load Runner! Bravissimo! Ma c'erano anche dei giochi che arrivavano in sala giochi con degli hardware. Tipo c'era una specie di Mega Drive da sala. E c'era anche una specie di NES da sala, il Play Choice. Cazzo! Grande! Perché non potevo, se sparavo mi fermavo. Chi si ferma è perduto e viva Okuto. Vado. No, non vado! Ho sbagliato tutto. No, dall'inizio, che due palline. Dai, ma chiudiamolo, cioè non stiamo facendo. Dicono, è come veder giocare Maradona a pallone ma meno ubriaco. E questo perché non sai cosa c'è nel nostro bicchiere, ma... No, sto giocando malissimo, ragazzi, sono totalmente deconcentrello. Faccio questo solo per voi, guarda. Che musica, che bello, che gioco! Io credo così tanto di sapere cosa c'è in questo scrigno che faccio così. Ti è piaciuto? No? Cosa c'era dentro? L'armatura d'oro. L'armatura d'oro, visto soggetto del gioco. Che simpa. Dai, no, dai, spara la tua caccola. Questi sono i famosi sparacaccole. Vediamo per curiosità cosa c'è qua. Ficcatela. Da 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 da, musica di Tamayo Kawamoto altissima, ispirata chiaramente a Carl Eisenborg Stockhausen. Purtroppo questo gioco tira fuori da me la mia parte più viscerale e non fa male, ricordiamolo. Altri schermi che non mi ricordavo che esistessero, che appaiono così, che lo ignori, tanto non ti serve niente, grazie, non siamo interessati a niente. C'è chi chiede Mega Drive o Super NES, la risposta nel 2019 è entrambi. Ma ha proprio come preferenza assoluta nella vita? No, come preferenza assoluta nella vita io credo di preferire lo SNES, anche se da piccolo avevo il Mega Drive, quindi forse è per questo. Cioè io ho vissuto come una grande rivalsa avere finalmente lo SNES e poter giocare a Super Mario World e a F-Zero e a un tot di roba. Che grande Andrea Babic, amici amiche, Andrea Babic urlando, ce l'abbiamo urlando solo noi contro il cielo come Ligabue, né più né meno. Quello spara o no? Che fa? Non spara. Se non spari ti sparo io. Qua c'è una cassa, lo so. Se salgo su di qua non mi funziona più il joystick. È apparso. No, perché qua sarebbero stati buoni anche gli scudi. Che gioco tosto. Asta tosta.
Che belli sono questi rovi, che belli sono questi rovi. Bravo Andrea. No, non mi cazzo, non mi gira più. Cioè in realtà non voleva essere assolutamente un long play, ma stiamo facendo un giretto così. Questo è un giretto, è un credito. È un giretto. Tanto anche perché sono le 11:30, quindi... Quindi anche ti schiodi, giustamente. No! No! Avevo vinto una vita, volevo dirtelo. Vabbè, finiamola con te, giusto? A quel punto andiamo a 1cc fin dove riusciamo. 1cc, che piacere averti qui. Un mon-cc. Untitled Goose Game, eh? Esatto. So che si sta storcendo il controller, quindi non riesco più ad andare indietro per un problema di minchia. Problema di minchia. Questione di minchia. Questione di minchia. Che brutto quello. Stai avendo fretta. Stai avendo fretta. Chi ha detto? Io. Grazie. Oddio. Oddio, se l'hai detto che ci sto avendo fretta. Sto avendo fretta perché. Perché sì, perché non è giusto giocare così. Dov'è? Mi ricordo cosa c'è qua dentro. Una comoda armatura. Fa molto bene quell'armatura. Sì, questa armatura fa molto bene. Anche perché se mi impegno. E se sono fregno, dammelo, dammelo, non c'è, sì che c'è. Allora questa dovrebbe essere tutta con dentro il l'oro. Il buono, il buono! Sei vivo, sei vivo, sei vivo! Ridotto però un primate. It's not over until it's over. Angoscia. Va bene. Eccoci qua. Il fantastico boss di Nausicaa della Valle del Vento. Un gigantesco Omu inspiegabilmente finito dentro Ghost and Ghost. Senza armatura, senza amici, senza fans. Questa è la mia vita in questo momento. Una vita, possiamo dirlo, un po' di me. No, che te giri, Madonna di Dio senza Dio. Madonna di Dio senza Dio, sembra quasi una bestemmia. Ma non lo è, paura a precipizio. Dai, crediamoci. Dai che ci crediamo, non ci crediamo. Oh, fanculo, dai però, mancava un cuore. Va bene, è andata. Loser, non perdevo con sto boss dal 89. Però ci arrivavo con l'armatura. Sapevi che premendo un tastino che non mi ricordo qual è, potevi mettere le minuscole. Bene, signori, è finita. Torniamo in comparison. No, all'improvviso c'è di là un Virtua Racing per Mega Drive per far capire cosa potremo fare ancora. Va bene. In futuro. Lo metti anche di qua, lo metti. Così proprio solo per salutare. Va bene, salutiamo così, con una comparison incredibile. Virtua Bowling. Esatto, Virtua Bowling versus Kensuke Kimochi versus Akari Ayami. Rimetti, guarda. E devo mettere la grafica così e così. Adesso non lo so usare il MAME, eh. Guarda che roba. Quindi amici, amiche, grazie per essere stati con noi. Sì, per chi si fosse sintonizzato esplicitamente solo adesso, quello che state vedendo sono la comparison a sinistra della versione arcade di Virtua Racing e a destra della versione Mega Drive 32 bingo. No, Mega Drive e basta. Mega Drive col cippone aggiuntivo dentro, però. Sì. Real hardware, quindi su vero hardware, ma non lo giocheremo adesso perché è bella questa vomitella di questi. Grazie che vi è piaciuto il format, quindi. Che musicone. Però non ti vanno i controlli. Quindi è il momento di salutare Andrea. È il momento di salutarci. Va bene, ciao. Resetto. Amici, amiche. Amici. Io Bisboch. Io Kenobi. Tu Bisboch. Grazie per essere con noi. Ci vediamo domani mattina alle 8:30 con Buongiornissimo Arcade. Un altro gioco di merda. Cioè. Stiamo alla settimana giochi di merda. Comunque i CC sono dei catalizzatori. Ora devo riguardare tutta la puntata per vedere voi. Bene. Grazie, adesso chiudiamo la registrazione.